Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Let's Go Pikachu! Nello scorso episodio abbiamo riscalato la torre Pokémon e abbiamo affrontato Jesse e James alla cima. E la mamma di Marowak è passata oltre. Comunque, in questo episodio cosa faremo? Allora, ho deciso di fare un 50 e un 50. Mi spiegherò meglio tra 2 secondi. Comunque, off camera, ho sbagliato, non qua. Off camera, ho preso un po' di roba, ovvero un po' di iperpozioni e un pochino di Ultra Ball, ma proprio poche poche. Perché? Perché ci serviranno. Comunque, percorso 12. Possiamo andare. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E purtroppo per questo episodio io dovrò usare Growlithe, ma questo percorso è un piccolo problema per Growlithe. Quindi, Nidorina dopo secoli toccherà di nuovo a te. Ah, comunque, da queste parti dovrebbe esserci qualcosa. Che ovviamente non trovo. Comunque, percorso 12. Percorso 12, Lavandonia Nord. Ora, in questo percorso si dovrebbero trovare Magikarp, Horsea, Goldin e altro. Comunque, dal piano superiore c'è una bellissima vista. Ok, quindi piano superiore. Allora, te, il mio adorato Pokémon, ora riposa nella torre Pokémon. Vuoi avere questa MT? Puoi avere questa MT? Non mi serve più ormai. Che brutta, brutta cosa. Comunque è un bel riferimento. Cioè, le piume, i morti. Sì. Comunque, tu, nel percorso 12 vive un vecchio smemorato. Comunque, nello scorso episodio abbiamo ottenuto il flauto. Il Pokéflauto, insomma. Cosa fa il Pokéflauto? Il Pokéflauto, nei vecchi giochi, Pokémon giallo, Pokémon rosso, Pokémon verde foglia, rosso fuoco verde foglia, era un oggetto OP, ovvero se voi avevate un Pokémon in combattimento che dormiva, usando il Pokéflauto lo svegliavate. Era una cosa decisamente troppo buona, era una sveglia che non finiva mai. Comunque, sì, ha abboccato. Ned, che manda Staryu. Ora di Staryu, ve ne ho già parlato. Pokémon fantastico, davvero fantastico. Piccolo problema, non farà parte del mio team. Difensore speciale, ma davvero questo coso può reggere la vita e non scherzo. Ok, perfetto. Direi un altro morso. Bolla raggio. Attaccante speciale ovviamente, quindi farà veramente un po' di male. Ma io ho difensore speciale, quindi se... Ora bolla raggio ancora. Grazie. Ora beccalo per favore. Lato positivo di Staryu è che è molto veloce e veramente è molto veloce. E praticamente... Sì, è molto veloce. Può imparare gelo raggio, psichico, davvero tante mosse buone. Quindi, sì, buon Pokémon. Ora, se per favore doppio calcio andasse a segno, per favore, vorrei proseguire. Ora, questo percorso è livello 27, quindi per farvi capire che questo percorso doveva essere fatto prima di cioè, dopo essere usciti dalla torre Pokémon la prima volta. Comunque, Ned sconfitto. Tz, era solo una vecchia. Era solo una vecchia scarpa. Ok, allora, proseguiamo. Ci vuole pazienza. La pesca richiede tempo. Ok, comunque,
Perché prima avevo detto che farò 50 e 50. Non sapevo come fare prima e dopo gli Snorlax. Perché dovrò farne prima uno e poi dovrò lasciare l'altro. Invece no. E in questo episodio faremo entrambi gli Snorlax. Quindi, se... Ora, scusate certe volte se rimarrò zitto così, però mi sono appena svegliato, quindi se... Allora, direi borsa tanto per e utilizzo una super pozione. Ok. Quanto lo sapevo che ipnosi andava a segno, uffa. Allora, vai veleno, fai effetto. Adesso, morso tanto per... Comunque ricordo Poliwhirl. Buon attaccante fisico se lo fate evolvere con la pietra idrica che diminuisca attacco speciale e aumenti attacco fisico perché diventa una belva. Poliwrath, Poliwrath in attacco fisico è una belva assoluta. Allora, ok, Nidorina. Per favore, se ti sveglia una gran bella cosa. Allora, Poliwhirl KO 364, ok. E Body sconfitto. Mi sei scappato. Ok, allora. Devo levare te e mettere te, purtroppo. Growlithe mi serve assolutamente. Un level up. Allora, profumo invito, perfetto. Allora, possiamo proseguire da questo lato, ok. Lì dovrebbe esserci una MT, non mi ricordo bene. Comunque tuo. Sarà una lotta epocale, un fanatico della pesca contro un fanatico dei Pokémon. Ok, Magikarp. Allora, ve ne ho già parlato di Magikarp, molto veloce, attacco orrido, ma quando si evolve a livello 20 diventa una belva. Allora, oltraggio dovrebbe bastare, tipo. Ok, Splash. Ora, ricordo l'effetto particolare di Splash. Se viene utilizzato in battaglia, il Pokémon scapperà. Cioè, è una cosa stranissima. Allora, Seeking. Ora, non devi avere per far corno. Sai per far corno, mamma mia. Ok. Si è confuso. Furia. Ecco, questo fa male. Ok. Allora, tanto per... No, devo assolutamente switcharlo con Primeape. Ora, non vedo l'ora, letteralmente non vedo l'ora di catturare il mio quinto Pokémon, perché davvero, non vedo l'ora. Comunque, Breccia, tanto per. Attacco rapido, vabbè. Forza, dovresti mandarlo KO. Esatto. Ah, no, davvero, Mankey sta dando soddisfazioni assolute. Allora, Pikachu al 35, bene. Nidorina al 35, vabbè. E ora Poliwag. Vai, Growlithe. Ora, Poliwag purtroppo... tipo acqua. Speriamo che Growlithe ce la faccia a resistere. Deve assolutamente salire.
Allora, potrei dargli oltraggio subito. Colpo basso, tanto non mi fai tanto danno. Ok, perfetto. Ricordo che Poliwag, quando è a livello 1, no, non l'ho mai detto, livello 1. Questa lotta era troppo epocale per me. Dicevo, quando Poliwag è al primo stadio, insomma, è davvero debole in difesa e anche in attacco fisico. Comunque, repellente mi potrà servire in futuro. E ora qui, pesca sportiva. Niente di niente. Allora, direi di curare i miei Pokémon tanto per... comunque, non farò come ho fatto nel precedente Let's Play. Assolutamente no, non devo più rischiare in quella maniera. Per chi ha visto, ha visto. Intanto ho curato tale su di te. Ah. Davvero, lì ho davvero rischiato. Comunque, non mi dispiace stare tutto il tempo qui a pescare, ma preferirei avere più lavoro. Perché... nello scorso Let's Play a questo punto io avevo registrato non mi ricordo quante volte e era sempre successo un problema. Ciao Gyarados. Quindi davvero non posso più rischiare in quella maniera. Allora, oltraggio, tanto per tanto, esatto, sei più veloce di me. Ok, perfetto. Ok, colpo. Ok, confonditi. No. Colpisciti da solo, ti prego, ti prego. No, Growlithe. Ho rischiato e mi è andata male. Vabbè, 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 non importa, non importa. Marowak. It's your turn. Allora, devo ricurare Growlithe. Anzi, devo curare Growlithe. Ok, torna in forze. Ora tu farai colpo e ovviamente ti colpisci da solo. 425, 510, meno male. Persian al 35. Magikarp, assolutamente te. No. Chi è salito al 35? No, Primeape è salito al 35. Perché ho letto Persian, vabbè. Allora, vai. Allora, Magikarp. Arrosto, azione, vabbè. Tanto Magikarp aveva 2 di attacco, tipo. A mo' dei danni. Allora, 107. E Stefano sconfitto. Non è andata troppo bene. Invece per me è andata malissimo, perché ora devo ricaricare la gioia di Growlithe. Allora, perfetto. Proseguiamo. E dovremmo essere arrivati, Fanta allenatore. Oh, siamo già arrivati, perfetto. Tuo! Che carino il Pokémon che porti con te. Mi fa venire voglia di sfidarti. Tony! Che manda Tangela! Ok. Allora, ricordo Tangela... Non è tanto utile ora in questa gen, più avanti sarà veramente più utile. Però davvero ci sono Pokémon migliori di Tangela, davvero migliori, visto che lui non ha stadi evolutivi. Tangela nella prima gen non aveva niente di evolutivo. Comunque, Onix. Onix. Allora, facciamo così. Lo lascio in campo. Tanto, esatto, non ho fossa, che genio. Proviamo onda calda, tanto
per vedere quanto danno gli faccio. Ok, terremoto. Ciao Growlithe, è stato bello. Oh, resiste invece, grande. Vabbè, mi fa 60, però cavolo. Allora, Barbacci, Ciccocò, Persian. Comunque, cavolo, ricordo, Onix è molto forte. Beh, non in difesa speciale, in difesa speciale fa veramente orrore. Però un Growlithe che fa un danno del genere davvero è tanto. Perché ricordo, terra roccia, quindi il danno è 0... No, è 0,25. Quindi è dimezzato per due volte. Quindi cavolo, quel danno, aglio che male, quel danno è davvero tanto. Allora, curare tanto per... Ok, terremoto. Devo ancora fare la mia prima mossa, la mia prima mossa con Persian. Quindi bruciapelo tanto per... Perché fallisce? Cioè, è la prima mossa che ho usato. Fermi tutti, non ho capito. Ma se funziona solo... Ah, appena scendi in campo. Ok. Giorno paga tanto per... Così guadagno qualcosina in più. Tanto se... Allora... Terremoto. Ciao gattone. Allora, Barbacci, Ciccocò, Primeape. Così facendo colpo basso, Brece, dovrei finirti. Allora, colpo basso, che mi servirà colpo basso. Perfetto. E ciao ciao Onix. Allora, 391, perfetto. E Tony sconfitto. Mai lasciarsi ingannare dai musetti carini. Ok, 5 Ultra Ball, queste serviranno assolutamente. E 3 Ultra Ball, very very well. Ora, non devo salvare, se salvo sono finito. Allora, ok, bene. Allora, squadra, devo levare Persian. Devo levare Persian. Mettiamo Kangaskhan tanto per... Poiché ha bruciapelo, vero? Ok, bruciapelo. Esatto, ha bruciapelo. Comunque, direi di andare con Primeape. Andiamo con Primeape, si fa subito. Ok. Snorlax, a noi due. C'è un Pokémon che dorme con aria beata. Vuoi suonare il Pokéflauto? Sì. Snorlax si è svegliato. Snorlax fissa Dream con aria molto affamata. Dream! Quando ti ho dato il Pokéflauto, ho dimenticato di dirti una cosa importante. Ah, vedo che sono arrivato proprio al momento giusto. Uno Snorlax appena svegliato può essere molto pericoloso. Spesso scambia la prima cosa che vede per un succulento spuntino e attacca. In questi casi, la cosa migliore è farlo calmare con una lotta. Dopo averlo sconfitto, potrai provare a catturarlo normalmente. Snorlax sembra un po' confuso e ti attacca. Ed ecco la lotta contro Snorlax. Attacco potenziato. Colpo basso. Ok, è la nostra chance. Allora, Snorlax, Pokémon orribile. Mamma mia, fatti catturare subito. Ah.
Ok. Uno, due, niente, assolutamente. Accidenti. Uno, due, tre, dai. Oh, Snorlax. Uno, due, tre, dai. Oh. Ottocentocinquantasette. Caramella vitalità L. Growlithe al 35. Che vuole imparare carineria. Può imparare carineria questo affarino coccoloso? Comunque carineria potente, l'abbiamo già presa. E non so che levare. Ora, visto che la può imparare tramite MT, non gliela farò imparare. Però cavolo, ora sono indeciso tra o sgranocchio o carineria, perché sgranocchio fa 80, riduce la difesa, ma carineria fa 90 danni e riduce l'attacco. Ora come ora la blocco come apprendimento. Snorlax, il Pokémon sonno, mangia qualsiasi cosa gli capiti a tiro, anche se ammuffita, senza mai soffrire di mal di pancia. Ben fatto, Dream, ottimo lavoro. Alcuni Pokémon si comportano come questo Snorlax e attaccano tutti gli allenatori che gli capitano a tiro. Per catturarli prima, dovrai prima sconfiggerli in una lotta, tutto chiaro? Ricapitolando, lotta, vittoria, cattura. Beh, ci vediamo. Ok, finalmente abbiamo sconfitto Snorlax e ci ha curato il gioco, meno male. Allora Snorlax, livello 34. Praticamente livello standard al nostro. Allora, come è uscito? Vediamo un po'. Schiva. Davvero potente. Sbadiglio, leccata, botte in testa, riposo. Se usa la combo sbadiglio e riposo è orribile, perché leccata vi può paralizzare e quindi non vi fa sbadiglio ed è buona. Botte in testa vi fa tentennare, guardate l'attacco a quanto è alto. Riposo è orribile, botte in testa, guardate l'attacco a quanto è alto. Ricordo stab. Questo coso è orribile. Difesa speciale alle stelle. Non farà parte del mio team però. No, non farà parte del mio team. Ora, ho curato il mio team. Fatemi vedere un secondo. Ok, no, non ce l'ha curato poiché io l'ho one-shottato. Comunque ora, dovrò forse fare un taglio. No, perché il video è abbastanza corto per adesso. Pikachu è felice, aveva cominciato a canticchiare. Ok, comunque sì, gli ho cambiato la pettinatura. Wow, non me lo sarei mai aspettato. Allora, adesso, tanto per, si può fare anche con la mappa normale, andremo ad Azzurropoli. Perché? Perché l'ho detto. Ora cattureremo l'altro Snorlax. E io spero vada tutto bene. Perché se uno Snorlax va bene, di regola va bene anche l'altro, no? Perfetto. Comunque, a parte questo, niente, questo episodio sarà questo alla fine, solamente sulla cattura degli Snorlax. Poiché Snorlax, piccola cosa, si può catturare anche più avanti e ancora meglio. Potete trovarlo veramente potente. Non come lo Snorlax che ho trovato ora. Lo Snorlax che ho trovato ora, così e così, poiché gli manca un bel po' di difesa. Però ve l'assicuro, Snorlax se diminuisce attacco speciale e aumenta la difesa, poiché di attacco speciale se non erro può imparare poco o nulla.
E di statistica, insomma, Snorlax di attacco speciale, meh. Anche se ce l'ha veramente alto. Velocità, purtroppo, sarà lento. E, mamma mia, lo so che è stato un errore quello che ho fatto nel primo let's play di questo gioco, ovvero pompare al massimo l'XP, sì, l'XP di Snorlax e anche pompargli la velocità, cioè era arrivato a 100 di velocità ed era troppo veloce. Comunque, Snorlax, c'è un Pokémon che dorme con aria beata. Vuoi suonare il Pokéflauto? Certo! Snorlax si è risvegliato. Snorlax sembra un po' confuso e ti attacca. Ed ecco la difesa aumentata. Vai Primeape. Ora, mi dispiace se ho one-shottato letteralmente quello Snorlax, ma davvero Snorlax ha una difesa davvero forte quando è in questo stato. Cioè guardate quanto poco danno gli ho fatto. Non gli ho fatto niente. Allora, Pikachu, tocca a te. Anche se la sua difesa speciale è alle stelle, comunque non è da sottovalutare. Ora, leccata, perfetto. Sprinta boom. Ok, botte in testa, ricordo, stab. E comunque gli è aumentata la difesa. Cioè, ok, ha tentennato, perfetto. Ancora. Ora, sbadiglio. Sbadiglio è una mossa orribile. Cosa fa? Praticamente vi fa addormentare il turno successivo. Ora, io ho lasciato Pikachu in campo, non l'ho sostituito, quindi ora si addormenterà. Allora, svegliati, ti prego. No. Ok, svegliati. Ed ecco Snorlax. Ah, sì, ci avrei messo talmente tanto, però davvero Snorlax è un Pokémon non orribile. Ma dovete 1, 2, 3, dai. Ok, wow. Dicevo, Snorlax non è un Pokémon terribile, anzi, è un buonissimo Pokémon. 1285, vitalità S per 3 e vitalità L per 2. Wow. Dicevo, non è un Pokémon terribile. È buonissimo, per l'amor del cielo. Se volete uno Snorlax, prendetelo. Piccolo problema. È un po' così e così. Ora, direi di fare forse la passeggiata Pokémon nello scorso episodio. Nel prossimo episodio, ma anche nello scorso. Intanto prendo quello lì, dai. Tanto per. Davvero, se volete uno Snorlax, prendetelo assolutamente. Ve l'ho già fatto vedere nel mio let's play del primo gioco. O meglio, la prima volta, e questo Snorlax fa veramente schifo. Il secondo. Sì, questo Snorlax, questo qua, fa veramente schifo. Attacco speciale che aumenta, difesa che diminuisce. No. Questo Pokémon, questo qui, questo Snorlax, schiva è abbastanza buono. Abbastanza buono. Comunque, dicevo, se volete uno Snorlax, ripeto, buonissimo difensore speciale. Davvero forte. A me ha dato tante gioie perché parava di tutto. Comunque, Doduo, tanto per catturo questo qua.
che è uscito anche grande, perfetto. Allora, Doduo, Pokémon di tipo volante normale, se non erro, si evolve in Dodrio. Davvero particolare, poiché può imparare volo, chissà dove si ottiene volo, senza avere le ali. Cioè, vabbè, era considerata la forma evoluta, per favore, ok, la forma evoluta di Farfetch'd, che in realtà non è vero, non è la sua forma evoluta. Perfetto, livello 36 di Pikachu e di Nidorina. Comunque davvero abbastanza buono, attaccante fisico per ovvie ragioni. Può imparare tripletta. Davvero buonissimo Pokémon se lo cercate. Però piccola cosa, non è il tipo volante più forte. Schiva mi è uscito anche buono, perché vabbè, attacco speciale orrendo, attacco fisico come vedete alle stelle, furia, perfarbecco, danza spada, agilità. È molto veloce quando diventa un Dodrio. Comunque davvero, sì, può essere una scelta fantastica. Ora, qua si può trovare, vabbè, Rattata, Pidgey, Dodrio, vabbè, questo ve ne parlerò nel prossimo episodio. Comunque, abbiamo finito, sì. Non abbiamo praticamente fatto niente, ma vabbè. Comunque, nel prossimo episodio cosa faremo? Ora, io non lo so, però penso di fare almeno, forse, la passeggiata Pokémon. Poiché il mio prossimo membro si trova qui. Quindi io devo assolutamente farla arrivare fino a Fucsiapoli. Poi forse il prossimo episodio ancora farò il percorso 13, 14, 15, così facendo finirò tutto. E poi potrò esplorare Fucsiapoli. Quindi, boh. Perché poi ovviamente c'è anche da fare la Silphes Piazza a Feranopoli. Comunque, vabbè. Allora, andiamo a curarci. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto, perché a parte, vabbè, Snorlax è uno dei miei tipi normali preferiti, perché davvero è carino Snorlax, non dite di no. Snorlax, se fate una cosa precisa di setup e company, può uscirvi davvero un Pokémon fantastico, e non sto scherzando. Comunque, niente, abbiamo finito. Quindi, davvero, niente. Nel prossimo episodio faremo forse la passeggiata Pokémon, penso di sì. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao!